Italia in miniatura ai campionati nazionali giovanili. Ci sono i ragazzi di San Patrignano che stanno portando la loro esperienza del loro nel mondo della droga e della riabilitazione. Ci sono molti ragazzi giovani, io spero che stiano ascoltando tutti questa esperienza che dovrà essere tremendamente positiva per loro. Io sono Federico e la regola. Ci sono moltissime squadre che arrivano da tutta Italia. Qualcuno dice no, quindi io lo dico. Ed è una cosa importante sentire questi ragazzi che portano la loro esperienza. Prevenzione secondo voi da che cosa? Dalla droga. Questa è una risposta giusta, ma non solo dalla droga. Dai, non ti trovi, fai bene. Dal bullismo e dalle canne. Sì. Sentite che non si parla solo esclusivamente di droghe, ma anche di bullismo, anche di alcolismo. Sì, no? No? Ragazzi, uno alla volta per alzata di mano. Dalle sigarette, sì, anche. Poi dal telefono, il telefono è una dipendenza. Sì? Stanno portando a conoscenza di tutte le possibili dipendenze. Beh, la pallavolo, anche questa è una dipendenza per noi, però è una dipendenza positiva. Poi la droga. Ragazzi, si può dipendere da noi. Dai la vita. Vai nella vita. E lo auguro molto. Quello era un po' come gli uomini, dai, era un po' la stessa cosa. Realmente non vi viene nient'altro? Sì? Dal gioco d'azzardo, certo. Ma se io vi dicessi dallo specchio, si può dipendere dallo specchio? C'è qualcuno di voi che la mattina non esce di casa se non è asciutto per tirare dalla parte giusta? Dai, guarda, siete tutti dalla nostra è molto bello quello che dicono. È importante perché stanno mettendo sul ridicolo delle cose che sono tremendamente importanti, le dipendenze. Si può dipendere dal giudizio degli altri? C'è qualcuno che non gliene frega niente, se qualcuno lo prende in giro così. Sono molto contento perché non te ne frega niente. Perché a me il giudizio degli altri mi ha portato all'età di 20 anni a pesare più o meno 50 kg, a trovare l'ingresso di una comunità, la mia vita totalmente distrutta. A dover affrontare un percorso di recupero di 4 anni, senza vedere i genitori, i miei amici. Io vorrei dire una cosa, ragazzi, so che siete in pezzi, io non sono venuto qua a dirvi che la droga fa male, o che non dovete fare qualcosa nella vita. Io non sono un insegnante, un professore, un sacerdote. Io sono un ragazzo che ha fatto il percorso in comunità San Patrignano, anche Greta. Siamo due ex tossicodipendenti che hanno provato tutte le droghe, compresa l'eroina, la cocaina, e che grazie a un percorso adesso stanno bene. Ma 5 anni fa non l'hanno immaginato neanche di trovare. Noi oggi siamo venuti qua a fare un'altra cosa. Raccontarvi una storia di Greta, che è una storia di me. Ci lasciamo con queste parole di 12 anni. E ci ritroveremo da domani poi sui campi di gioco a vedere le nostre ragazze WISP divertirsi e a giocare la pallavolo, solamente questo, ed è una cosa bellissima la nostra pallavolo. Vi saluto, arrivederci a tutte, ciao. Personale. E non puoi dare...